Allora Ugo, sei arrivato oggi, che impressione hai avuto insomma, ieri noi abbiamo fatto questa occupazione, insomma, un po' megalomane, come perché abbiamo occupato un grattacielo, credo. Ieri si vociferava che forse l'occupazione di metri quadri più grande che c'è in Europa. Che impressione hai avuto venendo oggi e intervenendo in assemblea? Beh, sono stato intanto molto molto emozionato di vedere questa cosa successa. Nei giorni scorsi l'avevo seguita, ero stato, insomma, come dire, tenuto al corrente di quello che stava succedendo e quindi ero estremamente curioso e avevo molto desiderio di essere qui con voi. Ed è un'occupazione importante, estremamente ambiziosa. L'assemblea di oggi mi è parsa bellissima, molto partecipata, mi hanno colpito già i temi di civiltà molto forti che emergono, che sono, come dire, una delle cifre di questo movimento per le occupazioni. Restituire un modello più civile rispetto a questa grande inciviltà del neoliberismo che ci sta tutti quanti davvero distruggendo. È stato proposto, per esempio, di rendere gli spazi accessibili ai diversamente abili come una delle prime questioni da affrontare. È una questione nettamente di beni comuni, perché l'accesso è chiaramente una delle categorie più importanti che stanno vicino alla declinazione dei beni comuni, così come sta avvenendo nelle prassi di lotta. Questa è una grande occasione di lotta, non va sprecata e certamente ci vogliono moltissime persone per mantenerla. Ecco, l'ho trovato, come dire, fisicamente in condizioni peggiori di quello che mi aspettassi. È proprio un cantiere, ci sarà davvero tanto lavoro da fare, non è come occupare il teatro che abbiamo occupato a Roma, che è già così bello e funzionante. Qui bisogna inventare tutto quanto. Ci sono state già esperienze di questo tipo, però, perché lo stesso Coppola Catania ha obbligato ad utilizzare la cazzuola, e per ciò faccio tanti auguri, e ognuno facendo la sua piccola parte, secondo me, riusciremo ad fare qui un'istituzione culturale davvero importante. Restando sullo spazio, insomma, lo spazio è uno spazio paradigmatico su quello che sono questioni, appunto, come il bene comune, perché è uno spazio che è privato, quindi proprietà privata, e che però praticamente non è più gestito, nel senso che la società di Ligresti, di proprietario, è fallita, quindi è sotto commissariamento. E poi c'è una complicità, nel senso che il pubblico ha permesso poi tutto questo. Allora, come spieghi anche giuridicamente proprio, come può avvenire la trasformazione di questo spazio in bene comune? Cioè anche il rapporto proprio proprietà privata, la trasformazione della proprietà privata, in bene comune, in questo spazio? Queste occupazioni sono un grande momento costituente. Io penso sia molto importante rifiutare radicalmente la logica di quelli che dicono che queste occupazioni sono illegali. Queste occupazioni sono diversamente legali, cioè sono costituenti, vogliono applicare direttamente dei principi di civiltà giuridica che sono contenuti nella nostra Costituzione, che sono contenuti nelle migliori pratiche, come dire, di civiltà a livello internazionale. La proprietà privata, la proprietà pubblica, in questo momento nel quale in modo più che mai evidente lo Stato è complice dei grandi poteri finanziari e delle grandi forze economiche internazionali, è una distinzione capestro che va a sua volta in qualche modo ripensata. Si può trasformare in bene comune tanto una proprietà privata come, per esempio, come questo spazio o come per esempio il Cinema Palazzo di Roma, quanto una proprietà pubblica come il Teatro Valle a Roma stessa. I beni comuni sono compatibili con entrambi i titoli formali di proprietà proprio perché rifiutano questo modello basato su una categoria binaria come quella di pubblico-privato. Per renderlo davvero bene comune noi dobbiamo costruire delle istituzioni che siano genuinamente partecipate, che siano autenticamente democratiche, che dimostrino nei fatti la capacità inclusiva delle lotte e delle vertenze. Se la nostra vertenza riesce a includere, sarà una vertenza per i beni comuni. Se la nostra vertenza dovesse invece trasformarsi in una, come dire, appropriazione escludente, noi non saremmo stati capaci di trasformare in bene comune questo spazio. La partita sta tutta qui e quindi la prassi, se riesce a declinarsi come rivoluzionaria, è una prassi che deve essere radicalmente democratica. Io penso che questo sia il procedimento, insomma. Sempre insistendo un po' su questo argomento, giuridicamente quali sono i consigli che gli dai insomma, a chi ha occupato questo spazio? Nel senso, noi al Teatro Valle abbiamo da subito messo in campo una pratica anche giuridica, no? Dichiarandosi come comitato di lotta Teatro Valle Bene Comune, e poi ci siamo inventati, insomma, tutto, abbiamo scritto uno statuto giuridico, abbiamo
stiamo tentando di fare questa fondazione Teatro Valle Bene Comune. Può essere questo il modello anche qua, o insomma, qual è, visto che sei un giurista, qual è, come dire, il suggerimento che gli dai, proprio anche da un punto di vista giuridico, visto che diciamo sempre che il diritto giuridico non è una cosa morta ma deve essere trattato come una cosa viva? Il diritto è vivente quando riesce a trasformare in forme di legalità costituente quelle che sono le pratiche fisiche delle popolazioni, quello che è, come dire, il bios che si trasforma in attività politica. Lo si può fare seguendo l'esempio del Teatro Valle, è stato importante perché è stato il primo esempio nel quale si è capito in qualche modo che la legalizzazione sostanziale di una prassi di conflitto radicale poteva diventare uno strumento di vittoria di una battaglia, cioè che il diritto ha delle potenzialità fortemente rivoluzionarie. In altre occasioni è stata tentata una via simile, per esempio a Torino proprio nei giorni scorsi si è costituito un comitato di maestre precarie che si sono organizzate a loro volta in forma di comitato per rapportarsi alla città e per portare avanti le loro vertenze. Una prassi simile è necessaria anche qui. Io credo che sia molto importante, l'ho detto prima in assemblea, è stato un po' il senso del mio contributo, quello di fare immediatamente un tavolo per pensare alla forma legale della soggettivazione politica di questa azione. Il modo più semplice certamente è quello di partire da un comitato di lotta che contenga nel suo seno in nuce un desiderio giuridico, che può essere quello di arrivare alla fondazione come abbiamo fatto al Valle, ma potrebbe anche essere quello di arrivare ad un riconoscimento di tipo pubblicistico qualora fosse vero quello che l'amministrazione di Milano dice, ossia di voler essere in qualche modo amica di questa esperienza. E io non credo al potere amico e penso che le prassi di occupazione siano tanto più significative quanto più destituenti riescano ad essere, ma questa è una cosa che si vedrà strada facendo. Io credo che sia urgente organizzarsi in un comitato, incominciare a creare le prime istituzioni di questo comitato per avere un modo di decisione condivisa e funzionante, dopodiché strada facendo si vedrà quali sono le sensibilità anche degli occupanti, quali sono le condizioni politiche e giuridiche del contesto, e io naturalmente, se ci sarà bisogno di dare una mano, mi metto a disposizione, insomma. E anche questa occupazione, diciamo, parte da una soggettività, cioè insomma sono occupazioni, diciamo, nell'ambito culturale, quasi in particolar modo al mondo dell'arte che si è mosso, che però poi è molto collegato al mondo dell'architettura, insomma è, come dire, molto vicini. Che sensazione c'hai proprio riguardo alla cultura e a questa soggettività che sta, insomma, provando ad esprimersi, a lottare da un anno a questa parte? Beh, la trasformazione più radicale, più drammatica della nostra contemporaneità è stata sicuramente la trasformazione del proletariato in proletariato cognitivo, ossia le pratiche di sfruttamento del capitalismo cognitivo colpiscono e affliggono prima di tutto persone che hanno lavorato moltissimo nella costruzione di una loro soggettività culturale, che hanno investito anni interi della loro vita, grandi sacrifici per cercare di diventare degli operatori della qualità, per cercare di produrre civiltà, per cercare di produrre una visione del futuro che valga la pena di essere vissuta. E queste sono le persone che maggiormente soffrono per una ragione molto semplice, che i dispositivi di controllo sociale preferiscono avere di fronte ad essi dei telespettatori rimbambiti piuttosto che dei cittadini attivi che pensano, che elaborano e che immaginano un'alternativa. Quindi io penso che sia abbastanza naturale che queste prassi di lotta nascano dalle prassi dei lavoratori della conoscenza, che i lavoratori della conoscenza siano i primi a fare le spese di una concezione totalizzante del lavoro, per cui si esiste soltanto in quanto lavoratori produttivi, e invece sia importante capire che la produttività calcolata in senso di denaro è una componente, come dire, fordista, no? dell'immaginario, che esiste una produttività sociale che non potrà mai essere valutata in termini di denaro e che deve quindi essere sostenuta pubblicamente come un grande sforzo di divisione del lavoro tra le persone che appartengono a una stessa comunità.
Allora io credo che sia importante rivendicare in questo senso un reddito di resistenza, ossia un rivendicare un contributo per l'apporto che si dà alla costruzione di un mondo altro, di un mondo diverso, che riesca a liberarci finalmente dalla schiavitù della finanza mondiale, e che queste lotte debbano però essere, fare molta attenzione a non diventare delle lotte elitarie. È importante che i lavoratori della conoscenza sappiano che esistono tanti altri lavoratori altrettanto sfruttati, ancora sfruttati, che non sono parte del mondo della conoscenza, ma che hanno bisogno di essere coinvolti in una grande articolazione politica, in una grande rete di battaglie che sono ispirate alla stessa idea di beni comuni, di emancipazione e di visione di un mondo in cui finalmente ci si liberi da quella che è la schiavitù del lavoro, si rimetta al centro il tempo libero, si rimetta al centro il reddito e si vada nella direzione di una vita umana che sia una vita attiva. Volevo proprio insistere su questo punto del lavoro, perché appunto lo stiamo toccando anche da noi, ma anche oggi è emerso in assemblea, cioè il rapporto tra cultura e lavoro, cioè come secondo te come può essere, oggi si parlava insomma di provare a fare un tavolo sul lavoro che sia anche quello costituente, cioè un cambio veramente reale, radicale del lavoro, perché non sia semplicemente una lotta poi divertenza, perché spesso poi le lotte insomma sul lavoro sono divertenza di richieste di diritti eccetera. Noi vorremmo provare a superare questa, cioè noi siamo un po' rotti di chiedere, ma vorremmo insomma o andarci a prendere o comunque diventare costituenti anche da quel punto di vista. Come si può fare secondo te, proprio rapporto cultura e lavoro? Beh, io credo che in questo, che è assolutamente ragione, un aspetto chiave della questione, il Valle ci abbia dato una grande lezione. In quest'anno anche al Valle si era partiti con un'avvertenza che era un'avvertenza più, come dire, vicina a un'avvertenza di tipo sindacale, con dei lavoratori intermittenti che rivendicavano un giusto riconoscimento del loro lavoro in quanto produttori di ricchezza globale, un po' in quella di ricchezza generale, un po' nella logica del manifesto del Sole 24 Ore, no? Che il lavoratore della conoscenza in realtà produce PIL. Noi al Valle siamo riusciti a superarla quella logica, siamo riusciti a far comunicare davvero la dimensione, per così dire, sindacale, con una divisione politica che è una dimensione di elaborazione che parte da una prassi di lotta e cerca di irradiarsi verso altre prassi, e il lavoro e il cammino che è stato fatto in quest'anno è stato davvero, davvero molto importante. Bisogna avere una metodologia politica di elaborazione di categorie nuove. Io credo molto nella categoria dei beni comuni, perché penso che il fare comunità, l'essere insieme in una comunità di lavoratori e di utenti produca quel surplus di energia creativa che tutti insieme possiamo mettere in campo e che ci consenta di uscire dalla logica unicamente della rivendicazione, che di per sé è settoriale, e invece farci comunicare con tutti quanti, per una vera trasformazione del mondo.